Se noi prendiamo la scatola e cominciamo a piegarla così normalmente, non avremo dei begli spigoli e soprattutto si screpolerà tutta. Infatti, se noi prendiamo la carta e la pieghiamo così, non arriveremo mai ad avere degli spigoli perfetti. Di conseguenza, io faccio questa cosa qui: le giro su delle superfici morbide in modo da non grattare assolutamente niente, e poi dopo unisco in questa maniera e in questa maniera gli spigoli con una penna o con il retro del taglierino in modo che non si tagli nulla, per incidere un po' gli spessori. Vedi? Facendo così, quando io vado a piegare, ho già un aiuto per la piega. Guarda, vedi? Guarda come viene su bene. Viene su lo spigolo immediatamente e abbiamo un bello spigolo dritto.